Senti, Fiori, c'è un altro libro che è uscito tra l'altro ancora più recentemente, Scene di vita in Vietnam. Il nome dell'autore lo lascio dire a te. Sì, si chiama Chu Chuan Man Tan. Ecco, ma io faccio benissimo a lasciarti il libero arbitrio nella pronuncia di questi nomi perché andarmi a impelagare. No, salutiamo invece l'autore perché so tra l'altro che ci teneva particolarmente a questa nostra intervista televisiva. Quindi dall'Italia veramente un grande abbraccio. Sono cinque racconti di vita vissuta con personaggi che rappresentano la società vietnamita. Il libro è stato tradotto e curato appunto da te, che hai avuto l'occasione di conoscere di persona l'autore. Raccontaci, Sì, dai. Chu Chuan Man Tan, in Vietnam è un noto scrittore, è uno sceneggiatore, film editor e regista cinematografico. Io ho avuto la fortuna di conoscerlo durante l'International Writing Program di Pechino nel 2018, insieme a scrittori di tutto il mondo. E abbiamo studiato insieme 2 mesi presso l'Accademia di Letteratura Lu Xun. E mi ha colpito subito per la sua gentilezza. Io sono stata una volta in Vietnam nel 2004, ho visitato la città di Hanoi e ero rimasta Colpita. positivamente colpita per la gentilezza e l'educazione dei vietnamiti. E in lui ho ritrovato queste caratteristiche. E quindi gli ho proposto di tradurre alcuni suoi racconti. Lui scrive libri per lettori di tutte le età, anche per bambini e per adolescenti. Sì. E le sue storie vengono rappresentate in TV e al cinema. In questo caso, attraverso questi cinque racconti di vita vissuta, quali ambientazioni e quali collocazioni storiche troviamo, Fiori? Le storie sono ambientate alla fine degli anni 90 e l'ambientazione è un po' tutto il Vietnam, quindi dai villaggi del nord fino a quelli del sud e poi la città di Saigon o Ho Chi Minh e anche Hanoi. E a livello di personaggi, sono storie differenti, ecco, quali profili emergono per far capire a chi, come noi, ha una cultura, un'impronta occidentale, la società vietnamita? E poi arriviamo, assolutamente non ti lascio andare via senza aver parlato di tutto il discorso dei postumi della guerra del Vietnam, in cui scopriamo veramente saperne pochissimo rispetto alla realtà dei fatti. Ecco, attraverso questi personaggi, quale spaccato di società vietnamita emerge? Abbiamo una famiglia segnata dai postumi della guerra, poi abbiamo una coppia contrastata e costretta a fuggire, che farà la cosiddetta fuitina, come da Sì. noi al sud. Abbiamo un giovane artista vittima di classismo, poi una donna in carriera malata di solitudine. È un uomo di città che riscopre le proprie origini. Allora, se dovessimo passare in rassegna, no, a questi input che ci hai dato, partiamo dal fondo, perché ci si ricollega bene al discorso di Yao. Un uomo di città che riscopre le proprie origini, quindi quasi un ribaltamento se vogliamo, perché di là etnia, minoranza etnica che cerca un riscatto sociale che magari va a vivere invece in una città, diciamo, in un contesto fortemente urbano, qui al contrario. Quindi la storia di un personaggio che nasce e cresce in città e che riscopre le proprie origini. Spiegaci meglio. Riscopre in realtà le proprie origini di Ecco, campagna, quindi quindi, rurali. sì, quindi qui c'è il contrasto tra città e campagne, i valori, le tradizioni dei villaggi e poi la solitudine che si prova vivendo in città. Ecco, paradossalmente, in città dove siamo circondati da una popolazione assolutamente alta a livello numerico, ci si sente soli. Mentre nella campagna, nella realtà rurale, all'interno del proprio contesto, della propria minoranza etnica, si fa comunità. Questo è Sì, un po' il sì, messaggio, sì. Fiori. È Sì, quello che hai vissuto anche tu in prima persona? esattamente. Io ho trovato tantissime affinità con il mio libro Yao, In scene di vita in Vietnam, perché devo dire che il Vietnam è stato per diversi secoli protettorato cinese,
Quindi tantissime sono le somiglianze anche per quanto riguarda la religione, sì, la mentalità, la società, le minoranze etniche, perché anche in Vietnam ci sono ben 54 minoranze. Tante anche lì. Sì, e tra cui gli Yao, quindi... Sì, sono sì, tanti punti in comune, le sovrapposizioni culturali, gli anelli di congiunzione, ecco, dai, diciamo così. La solitudine di un uomo che nasce in città e riscopre le proprie origini nella campagna rurale, la solitudine di una donna in carriera. Sì. Perché? Qual è la figura femminile poi? In questo racconto viene evidenziata la condizione della donna in passato, ma per passato intendiamo gli anni 90. Perché ci viene raccontato che il padre non aveva voluto investire nell'educazione della figlia. Sì. E quindi lei poi si trova costretta a partire da zero e anche lei tentare fortuna in città e riesce a fare carriera con le proprie capacità. Però l'autore descrive la solitudine, la depressione di questa donna che comunque ha difficoltà nei rapporti interpersonali. E la gestione a livello femminile, multitasking, nella società che tu ci descrivi tra, per esempio, ménage familiare, quindi ruolo di moglie, eventualmente madre, e carriera, qual è? Si discosta molto da quelle che sono le nostre opportunità o i nostri limiti nella nostra cultura occidentale? Fino alla fine degli anni 90 era così, le donne non potevano studiare, erano un po' relegate in casa ad occuparsi della famiglia. Mentre, ci tengo a precisare, nel libro ho voluto inserire anche un'intervista all'autore, oltre a tradurre i suoi racconti, perché volevo capirne di più. Certo. Della società vietnamita, e quindi attraverso questa intervista lui mi ha spiegato che adesso le donne in Vietnam, così come in Cina, sono molto emancipate, fanno carriera, possono studiare, e quindi la situazione femminile è cambiata. Quindi sono stati 30 anni, 3 decenni circa, particolarmente incisivi anche per questa trasformazione culturale. Poi, un giovane artista vittima di classismo, quindi il classismo si sente forte, Fiori? Sì, qui dobbiamo affrontare il discorso delle differenze sociali, perché purtroppo si sentono ancora molto in Vietnam. E poi Chu Chuan Man Tan mi spiegava che i giovani hanno difficoltà a sposarsi perché comunque le famiglie per le figlie sperano di trovare un buon partito, facoltoso, con possibilità economiche, quindi tanti operai, ad esempio, non trovano moglie e quindi rinunciano a sposarsi, e poi anche per altri motivi che spiegherò a breve. Poi troviamo appunto questa coppia contrastata e costretta a fuggire, quindi questo amore che viene in qualche modo ostacolato, questa relazione che non ha approvazione sostanzialmente. Le trovo tutte molto fortemente concatenate, queste storie, sì, comunque, sì, hanno un filo rouge, un filo conduttore. Spiegaci, Fiori. Perché in tutte le società orientali, anche in Cina, posso confermarlo, il potere decisionale delle famiglie è sempre stato fortissimo, anche nelle decisioni riguardanti i figli e quindi anche per la loro vita sentimentale. E poi arriviamo da ultimo, ma non certo da ultimo, ai postumi della guerra. Ecco, qua che cosa impariamo da questo libro che noi non sappiamo, perché non lo studiamo sui libri di storia, perché non l'abbiamo toccato con mano, perché non c'è stato comunicato nel modo giusto, non lo so, insomma, una mancanza, no, a livello di conoscenza proprio. Sì. Il primo racconto di Scene di vita in Vietnam riguarda proprio una famiglia segnata dai postumi della guerra. È un racconto drammatico, ma di una delicatezza, di un romanticismo unici. E durante l'intervista io ho chiesto all'autore e lui mi ha raccontato delle cose inenarrabili. Sappiamo tutti, stiamo vivendo da vicino il conflitto, certo, in Ucraina. Sappiamo che tutti gli aggressori commettono delle atrocità inenarrabili, e quindi violenze, e tutti i paesi colpiti dalle guerre poi cadono, sprofondano nella povertà,
c'è la malattia, ci sono tante conseguenze fisiche e psicologiche. Però forse tanti non sanno che la guerra del Vietnam è stata davvero una delle più crudeli, perché i soldati americani hanno spruzzato ovunque la diossina. E questa diossina ha portato delle patologie gravissime al popolo vietnamita, e tante coppie si sono sposate e hanno avuto dei figli colpiti da gravi malformazioni genetiche. La diossina, l'agente diossina, cosa fa? Colpisce il patrimonio genetico per generazioni. Quindi anche nella quarta generazione ci sono stati dei problemi. Dei casi. Ecco perché tanti giovani vietnamiti non vogliono sposarsi, per evitare di mettere al mondo dei figli problematici. E a livello emotivo, abbiamo pochi minuti, Fiori, ma abbastanza per poterne parlare, ad oggi, a distanza di diversi anni, quali sono gli strascichi che ha portato? Gli strascichi, quindi, sono... Quindi vado oltre all'aspetto sanitario, che inevitabilmente porta continui strascichi, però a livello proprio emotivo... Ma oltre all'agente diossina e a molte altre sostanze chimiche tossiche che sono ancora presenti nel patrimonio genetico dei vietnamiti e continueranno a essere presenti per non si sa quanto, ci sono anche tantissime mine inesplose che sono nei letti dei fiumi, nei campi, sulle montagne, quindi non si sa bene quando potrebbero esplodere. E poi le conseguenze psicologiche che sono presenti anche nei giovani, nelle giovani generazioni, che appunto rinunciano ad avere una vita affettiva proprio per questi timori. Quindi, come dire, un riscatto da quel periodo storico purtroppo ancora non c'è stato. No, assolutamente. E hai mai avuto modo, un'ultima domanda, Fiori, prima dei saluti e dei ringraziamenti, di parlare con loro, quindi proprio nell'ultimo periodo, dei nuovi conflitti o dei conflitti anche bellici, di cui l'ho detto anche poco fa con un altro ospite, parliamo praticamente quasi mai, se non mai, che purtroppo affliggono il mondo in alcune zone geografiche. Qual è il loro approccio a questo, loro che l'hanno vissuto in casa? I vietnamiti sono assolutamente un popolo pacifista e nei secoli hanno avuto varie aggressioni straniere sia da paesi occidentali sia da paesi orientali, però Chu Chuan Man Tan mi spiegava che nonostante tutte queste guerre, nonostante tutte queste invasioni, hanno ricostruito rapporti, buoni rapporti con tutti questi paesi, quindi d'animo sono molto buoni e perdonano. Senti, lì la resilienza com'è? Te lo chiedo correlata ad un discorso di approccio religioso, in chiusura. Guarda, abbiamo pochissimo, ma ne approfitto per farti questa domanda che mi è venuta mentre ti ascoltavo. La resilienza è come in tutti gli orientali. È molto forte, molto radicata. Gli orientali soffrono e sopportano il dolore sia fisico sia psicologico molto più di noi occidentali. Quindi sono molto simili vietnamiti, cinesi, giapponesi. Diciamo che traggono l'occasione per imparare qualcosa. Esattamente. Ecco, sì. Se dovessimo un po' sintetizzare il concetto di resilienza, e forse in questo il loro credo li aiuta. Sì, sì, le influenze buddiste sicuramente. Sicuramente. Fiori, è stato un piacere averti nostra ospite, davvero, ci porti sempre così da vicino a conoscere un mondo che sembra lontano, no? E che per alcuni versi lo è a livello culturale, e tu ce lo fai toccare con mano, quindi davvero grazie per essere stata nostra ospite. Risalutiamo l'autore, è stato un piacere parlare di lui. Di che anno è, per curiosità? Che età ha l'autore? Lui è del 1975. Ecco, perfetto, quindi una persona che è a metà tra i 40 e i 50 anni, viaggia verso i 50, e quindi il riferimento che tu ci facevi anche a livello di guerra e di decenni incalza perfettamente a pennello.
Grazie ancora a Fiori Picco, è stato un piacere riaverti nostra ospite, grazie a voi che ci avete seguito. Torniamo martedì alle 10.30 puntuali con Fatti e Storie da raccontare. Intanto buona Pasqua a tutti e invece giovedì questo, quindi dopodomani 10.30 con una nuova puntata di Versus. A giovedì, però passa veloce, quindi a tra poco. Ci vediamo giovedì in onda, grazie ancora, buon proseguimento di giornata.